Lazio-Venezia, io credevo che la Lazio fosse in Serie A, invece no, assolutamente no. Mio padre soffriva di dirmela questa cosa e normalmente per un bambino scoprire che insomma non batti l'Inter o non batti qualche squadra era un po' una cosa strana. Poi dopo l'ho apprezzato perché l'avrei nascosto pure io a mio figlio magari. Da quel momento per me è stata una missione perché sapevo che papà voleva che diventassi della Lazio e così è stato. Allora, buondì. Intanto stasera c'è Lazio-Torino, una partita che è curiosa perché la Lazio oramai è qualificata, ha perso pezzi per strada come li aveva persi anche prima, cercando di raschiare il barile, insomma siamo arrivati alla fine, un po' tutti incerottati, stasera mancherà anche Milinkovic probabilmente, ma perciò una formazione decisamente rimaneggiata e pertanto spazio anche alle seconde linee, le famose seconde linee della Lazio che non hanno funzionato per niente quest'anno, dovranno fare un mezzo miracolo, battere un Torino stramotivato perché al Torino basta un pareggio per salvarsi, perciò se la Lazio vincesse stasera farebbe una mezza impresa perché la Lazio fisicamente degli ultimi settimane, la Lazio che tecnicamente perde pezzi come Correa, Caicedo, Milinkovic, con Acerbi pure mancherà, insomma. È una formazione decisamente quasi improvvisata, però nel calcio può succedere di tutto. E l'augurio per Simone, che possa fare un favore a Pippo, però insomma la vedo dura. Ci deve provare la Lazio, deve cercare di fare belle figure, visto le brutte figure delle ultime settimane. Anche vincendo col Parma abbiamo fatto una brutta figura, perché insomma è stata una partita che è rocambolesca. Mentre per Inzaghi io non so cosa possa succedere perché forse si vedranno domani sera, forse è il giorno adatto, non lo so. Qualche dubbio comincio ad averlo, che se Lotito non è convinto, né tantomeno Inzaghi, è giusto per me che finisca qui l'avventura di Simone, così esce dagli applausi, perché ricominciare senza chiarimenti e senza le certezze di un mercato importante, penso che per il bene di tutti, penso che è meglio così cambiare, però non significa poi non migliorare. Io mi auguro sempre che Simone rimanga perché è un allenatore che conosce a memoria l'ambiente, penso che sia un allenatore che ha il senso di appartenenza alla Lazio, che è la cosa più importante. Ci credo ancora, speriamo bene, altrimenti andremo su un altro profilo. Poi nient'altro, nient'altro da aggiungere stamattina se non ricordare Enzo per l'ultimo saluto che ci sarà oggi e per questa straordinaria donna che ha vissuto la sua vita, si può dire, con la Lazio, naturalmente dopo la famiglia, anche se a volte la famiglia, diciamo, era la Lazio, si può dire, ecco, la seconda famiglia era, dai, va bene così. Enza, un bacio al cielo e pertanto oggi era giusto salutarla, ci sarà tanta gente alla chiesa di Don Bosco alle 15. Ciao a tutti e ci sentiamo domani mattina. Lazio-Venezia, io credevo che la Lazio fosse in Serie A, invece no, assolutamente no. Mio padre soffriva di dirmela questa cosa e normalmente per un bambino scoprire che insomma non batti l'Inter o non batti qualche squadra era un po' una cosa strana. Poi dopo l'ho apprezzato perché l'avrei nascosto pure io a mio figlio magari. Da quel momento per me è stata una missione perché sapevo che papà voleva che diventassi della Lazio e così è stato.